Siamo alla fine dell'inverno. Le rigide temperature invernali lasciano spazio a venti più caldi, carichi di umidità, e con loro arrivano le prime piogge stagionali. L'innalzamento delle temperature e la presenza cospicua d'acqua danno inizio al miracolo del risveglio primaverile. I semi germinano, le piante germogliano e fioriscono, cambiando in breve tempo l'aspetto dell'ambiente attorno a noi. Insieme alle piante si svegliano anche gli animali, di ogni classe e ordine. Ma a noi interessano quelli meno visibili, i più nascosti, a volte disprezzati, ma che costituiscono una delle basi della piramide ecologica. Stiamo parlando degli invertebrati. Gli invertebrati sono composti da molteplici gruppi tassonomici, tra cui troviamo molluschi, crostacei e gli artropodi. Ed alcuni appartenenti a questi gruppi frequentano abitualmente i nostri prati e i giardini. Ed ora andremo a conoscere alcuni di loro. I molluschi sono rappresentati in gran parte dai gasteropodi, lumache e limacce, per capirci, esseri a loro modo affascinanti particolari. Altri animaletti che troviamo sotto le pietre e nelle zone più umide dei nostri giardini sono gli isopodi terrestri. Gli isopodi terrestri sono l'unico gruppo di crostacei che si è completamente adattato alla vita sulla terraferma. Ad ora sono state descritte circa 3.800 specie, ed altre sicuramente attendono di essere scoperte e descritte. Tutti loro tendono a riposare il giorno in luoghi umidi e scuri, per divenire più attivi durante la notte. Nonostante la preferenza per i luoghi umidi, sono diffusi in tutti gli ambienti, comprese le zone desertiche. Come detto, essi appartengono al gruppo dei crostacei, anche se le convergenze evolutive hanno portato alcuni appartenenti degli artropodi, in particolare i glomeridi, ad assomigliargli molto. Per distinguerli, oltre al colore spesso con tonalità più vivaci nei glomeridi, si può contare il numero di zampe, più numerose, sempre nei glomeridi. Al gruppo degli artropodi appartiene la classe degli insetti, che rappresentano la stragrande maggioranza della superclasse Hexapoda. La parola Hexapoda è di origine greca e significa con sei zampe. E questo, come vedremo, aiuta molto a distinguere gli insetti dagli altri appartenenti di questo gruppo. Sono moltissimi gli insetti che frequentano i nostri giardini. Fra i più appariscenti ci sono i lepidotteri, ossia le farfalle e le falene. Esse sono un ordine molto numeroso. A livello mondiale si contano circa 150.000 specie. In Italia ne abbiamo circa 5.000, con dimensioni, forme e colori estremamente variabili. Ci sono lepidotteri con un'apertura alare di pochi millimetri. Ed altri che possono misurare alcune decine di centimetri. Se volessimo fare un paragone con i primati,
Bisognerebbe immaginare scimmie o esseri umani alti almeno 20 metri. Il loro ciclo vitale è molto interessante ed attraversa quattro fasi. Tutto parte dalle uova. Da questi minuscoli gioielli dalle molteplici forme e colori a seconda della specie, ha origine la vita nella forma del bruco. Nutrendosi, una larva può tranquillamente superare di 1500 volte la massa iniziale. E qui ne avete un esempio. Arrivato al massimo della crescita, dopo aver più volte cambiato pelle, ha inizio una trasformazione. Il bruco cessa di nutrirsi e si prepara a diventare una crisalide. Il cambiamento all'interno della crisalide è lento e graduale. Il vecchio corpo viene scomposto in cellule, ma non tutti i tessuti vengono distrutti. Alcuni dei vecchi passano sul nuovo corpo, quello degli insetti adulti. Poi, giunto il momento che varia da poche settimane ad anni a seconda della specie, la farfalla adulta emerge dalla crisalide. Adesso inizia la ricerca di un compagno o di una compagna per l'accoppiamento. E a questo punto la femmina cercherà un luogo adatto per deporre le uova e dare inizio a una nuova generazione. Un altro ordine appartenente alla classe degli insetti è quello degli imenotteri. I membri più conosciuti almeno da noi di quest'ordine sono le api, le vespe e le formiche. Delle api quasi sicuramente sarete più che informati, ma credo che le abitudini delle vespe siano meno conosciute. Andremo ora a vedere quelle che comunemente vengono chiamate vespe cartonaie, anche se bisogna precisare che sono molte le specie che hanno questo nome comune. In primavera, la regina svernante comincia a costruire un primo mucchietto di cellette. Queste sono prodotte con schegge di legno secco o frammenti di cartone impastati con la saliva della vespa. La regina, finché non nasceranno le operaie, si occuperà di ampliare il nido, difenderlo e ripararlo se rovinato, nonché di procurare nutrimento per le larve. Tutti questi compiti spetteranno alle vespe operaie una volta nate. A quel punto alla regina non resterà che deporre le uova. Per tutta la durata dell'estate il nido continuerà ad ampliarsi e le operaie continueranno ad aumentare di numero. L'ultima covata prima della morte della regina e della fine della colonia genererà nuove regine ed esemplari maschi che le feconderanno. Esse trascorreranno l'inverno sottoterra o nel legno morto per riemergere in primavera.
Nonostante l'apparente diversità di aspetto, all'ordine degli imenotteri appartengono anche le formiche e anch'esse possono avere le ali. Le formiche alate sono normali formiche, destinate a riprodursi, che sviluppano quindi le ali e sciamano dal loro formicaio di origine. Tra le moltissime formiche alate, solo poche sono destinate a fondare una nuova colonia. Un altro aspetto interessante di alcune specie di formiche è la simbiosi mutualistica e trofica con gli afidi. Mutualistica perché entrambi i gruppi ne traggono vantaggio e trofica perché riguarda la nutrizione. Gli afidi si nutrono di linfa, che succhiano dalle parti giovani e in accrescimento delle piante. E, avendo un apparato digerente particolare, i loro escrementi sono piuttosto ricchi di zuccheri e di altre sostanze nutritive. Questi escrementi vengono emessi sotto forma di un liquido leggermente vischioso, denominato melata. Le formiche ne sono particolarmente ghiotte e per questo motivo accudiscono, mungono e proteggono gli afidi. A loro volta gli afidi sono protetti dalle formiche, dai predatori che vogliono nutrirsi di loro. Osservate come le formiche prelevano la melata. Come accennato, gli stessi afidi in realtà sono una risorsa per altri insetti, ma non come produttore di melata, ma come fonte diretta di cibo. Infatti, alcuni insetti nei loro vari stadi si nutrono di afidi. Ecco uno di loro. Si tratta di una cucinella. Le formiche accorrono per difendere gli afidi trascinandola via e anche se inizialmente sembrano non sortire effetto, alla fine i predatori se ne vanno. Le coccinelle sono insetti appartenenti all'ordine dei coleotteri, il gruppo più numeroso ed eterogeneo, con circa 200.000 specie a livello mondiale ad oggi scoperte. Alcuni di loro hanno una livrea da riflessi metallici, come la Eudemera nobilis, l'acetone aurata o l'anomala vitis. Altri invece hanno colori sgargianti, come la Stictoleptora cordigera, il Trichodes apiarius e la Chrysomela populi. Altri si fanno notare per il gran numero, come l'aragonicia fulva, o per l'aspetto particolare, come l'Ixus pulvirulentus. Ma credo che fra i coleotteri i più particolari siano le lucciole. Le femmine, in quasi tutte le specie di questa famiglia, sono prive di ali e si muovono sul terreno. I maschi, provvisti di ali, sono ben visibili a inizio estate, in particolar modo quando in volo subito dopo il crepuscolo emettono piccoli segnali luminosi. Le sostanze chimiche coinvolte nella produzione di luce sono la luciferina e la luciferasi. Quest'ultimo è l'enzima che permette l'ossidazione e l'emissione di luce dal primo elemento. I segnali luminosi, però, possono attirare anche altre creature, ed alcune di loro possono non essere amichevoli. Stiamo parlando dei ragni. Contate le zampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Come vedete, ne hanno due in più rispetto agli insetti. Ed infatti appartengono alla classe aracnida, come gli scorpioni,
le zecche, gli opilioni e i solifugi. Ma solo i ragni hanno la peculiarità di produrre le ragnatele, uno strumento dagli utilizzi più svariati. Infatti, esse vengono utilizzati per trasportarsi o come mezzo di fuga, per proteggere le uova, per costruirsi il rifugio ed ovviamente il più conosciuto è quello per catturare le prede. Anche se non tutti i ragni utilizzano questo metodo per catturarle. Le ragnatele sono realizzate tramite le filiere, che sono organi specializzati di forma conica, situate nella zona terminale dell'addome, ed hanno la capacità di produrre tipi di seta diversi a seconda dell'uso. Di norma, i ragni che costruiscono le ragnatele non hanno il senso della vista molto sviluppato. Ma, come detto, non tutti i ragni utilizzano le ragnatele, ed alcune famiglie di ragni si affidano alla vista, alla velocità ed all'agguato, e per questo motivo hanno occhi ben sviluppati. Fra questi troviamo i ragni lupo della famiglia Lycoside, ed i ragni saltatori della famiglia Salticide. Ragni con grandi occhi che possono cacciare prede molto più grandi di loro. Di passaggio nei nostri giardini possiamo vedere sfrecciare gli odonati. Sono gli insetti che comunemente chiamiamo libellule o damigelle. Ma il loro ciclo vitale completo raramente è visibile in un giardino, a meno che non sia provvisto di uno stagno o sia attraversato da un ruscello. Infatti, lo stadio larvale di questi insetti, come di molti altri, come le effimere o i tricotteri, avviene sott'acqua e avrebbe bisogno di parecchio altro tempo per essere spiegato. In questo breve documentario vi ho raccontato un po' della vita del piccolo popolo dei giardini, ma ho tralasciato moltissimi degli abitanti che si possono incontrare. Di loro probabilmente ve ne parlerò un'altra volta.